Una rete di Cernigoia 10 minuti dal termine evita al Pescara la clamorosa eliminazione dai playoff al primo turno. Il 2-2 finale permette invece ai biancazzurri di proseguire il cammino nella pool promozione nonostante l'opaca prestazione offerta contro una buona Carrarese. Di buono dunque solo il risultato, che alla fine però è quello che conta veramente, sperando di poter vedere fra 3 giorni ben altra squadra. Zauri manda in campo i suoi ragazzi con il 4-3-3. In difesa si rivedono dall'inizio Zappella e Veroli, ma la novità più grande riguarda l'esclusione di Ferrari, che va in panchina perché non al meglio. Al suo posto gioca Cernigoi, che deciderà la partita. La formazione toscana risponde con il 4-3-1-2. Out il centrocampista e goleador della formazione toscana Battistella. Nel mite pomeriggio dell'Adriatico si parte agli ordini di Bitonti di Bologna, mentre sugli spalti viene ricordato il tifoso Domenico Rigante, scomparso 10 anni fa. Intraprendente la squadra ospite, costretta a giocare per un solo risultato, con il Delfino che nei primi minuti cincischia e al primo affondo però passa proprio con Cernigoi, che si traveste da Ferrari andando a segnare di testa il gol del vantaggio su cross di Zappella. Festeggia sotto la Nord con i compagni l'ex attaccante del Seregno per la sua seconda marcatura in stagione. Pescara che mette la gara in discesa, con i toscani costretti ora a scoprirsi e con i biancazzurri vicini al raddoppio al 19° con Clemenza, che chiama in aria Vettorel alla respinta con i piedi sul primo palo. Ma la squadra ospite non demorde, trova il gol del pareggio dopo una papera della difesa abruzzese, con Pasciuti che approfitta di una corta respinta di Ilianes mettendo la sfera alle spalle di Sorrentino per l'1-1. Parità all'Adriatico con la partita che si mantiene in bilico e con Clemenza che poco dopo manda il pallone di un soffio al lato della porta toscana. Spinge ma senza scoprirsi il Pescara, che al 35° però subisce il raddoppio ospite con Zappella che è in area abruzzese, aspetta l'uscita di Sorrentino e si fa poi sorprendere da Doria che con un pallonetto dopo forse una spinta e danni del difensore abruzzese segna il gol del 2-1. Doccia gelata per i tifosi biancazzurri, con gli abruzzesi che vedono le streghe fino al doppio fischio di Bitonti, che rientra negli spogliatoi circondato dai giocatori del Pescara. Nella ripresa al 9° minuto Bramante dai 20 metri chiama Sorrentino alla parata a terra. Inizio di ripresa timoroso da parte del Delfino, con Zauri che getta nella mischia Diambo in zita al posto di Derisio e Veroli. I biancazzurri appaiono però irriconoscibili con il trascorrere dei minuti, che non aiuta Pontisso e compagni mai pericolosi. Al 25° a Dauria viene annullato il gol del 3-1 per evidente fuorigioco, con i biancazzurri che pian piano cercano di scuotersi e condursi, che al 28° dai 30 metri manca di pochissimo il bersaglio grosso. In campo c'è Rauti per Clemenza quando si entra nell'ultimo quarto d'ora di partita e quando le speranze abruzzesi si riaccendono improvvisamente al 35° con il gol in mischia ancora di Cernigoi, che di spalla segna la rete delle 2-2 che riporta la sua squadra nei playoff. Grande esultanza in campo e sugli spalti. In campo poi si continuerà a battagliare a suon di cartellini fino al 96°, quando arriva senza ulteriori emozioni il triplice fischio finale dell'arbitro Felsineo a certificare l'approdo del Pescara al secondo turno eliminatorio dei playoff. Pericolo scampato, ma i tifosi si aspettano ben altra squadra nella prossima gara.